ragazzi, qui a Lieto ci siamo in questo videoblog per la rubrica di cui vi ho parlato su Facebook. Se non sai di cosa sto parlando, birbante, non ti sei ancora iscritto alla pagina di Facebook che trovi in descrizione. Se non l'hai ancora fatto, vai, fallo. Ti aspetto. Leggiti anche il primo post, così tanto per... Perché non è il primo post, è il post fissato in alto, che io intanto aspetto. Fatto? Ok. Bene. Ora che dovresti sapere di cosa sto parlando, andiamo a parlare del videogioco Shadow of Wars. Non lo pronuncerò mai bene perché faccio schifo in inglese. Comunque, Shadow of Wars è il MOBA di cui vi ho portato un solo gameplay, purtroppo, perché il secondo, per colpa della pioggia o del caldo, non so per quale losco motivo, la mia connessione andava schifosamente e quindi non ho potuto giocarci. Cioè, ho giocato ma non vi ho potuto portare il video perché laggava troppo, e non per la registrazione come per Minecraft, non per quello, ma per la connessione. Comunque, è un MOBA abbastanza alternativo, perché non è fantasy. È un MOBA un po' ambientato su quell'aspetto futuristico di guerra. Infatti tutti i nostri personaggi, o almeno tutti i personaggi disponibili, hanno le armi, quindi mitragliette, droni, eccetera. Come in ogni MOBA ci sono i minions, ci sono le torrette, c'è il nucleo centrale da distruggere, che in questo caso si chiama quartier generale, e il nostro obiettivo non è altro che arrivare dall'altra parte e distruggerlo, cercando di uccidere il più possibile i nemici e distruggere quel cavolo di nucleo. Ok, non mi veniva la parola, quindi nucleo. Come su League of Legends, troviamo in giro per la mappa, disseminato in giro, diversi mob. Sì, possiamo chiamarli mob, che sono neutrali finché non li attaccate. Nel momento in cui li attaccate diventano aggressivi, e una volta sconfitti diventano dei droni, dei minions ultra potenti che vi aiuteranno nel combattimento. Certo, non è facile sconfiggerli, perché se non siete ad un livello avanzato o vi fate aiutare o non ce la fate. Comunque, il vostro obiettivo è sconfiggere i nemici con tutte le armi possibili, e queste sono una di quelle armi. Altra cosa molto bella di Shadow of Wars, che veramente devo dire, è l'ambientazione. A me piace moltissimo l'ambientazione post-guerra, post-apocalittica, e altra cosa ancora più bella è il metodo di utilizzare gli oggetti. Perché mi piace tanto questa cosa? Perché ho alzato un po' troppo il tono. Perché mi piace? Mi piace perché è veramente fantastico il fatto che noi possiamo craftarci gli oggetti e a fare l'upgrade sul nostro stile di gioco. Quindi, se io ho uno stile di gioco molto più difensivo, posso upgradare gli oggetti a mio piacimento. Ovviamente, una volta raggiunto il livello massimo, li avete tutti uguali, tutti al massimo. Chi si è visto, si è visto. Ma il fatto che durante il gioco, cioè dal livello 1 al livello massimo, che non so quale sia, voi possiate modificarlo a vostro piacimento e riuscite a fare la combinazione che secondo voi è migliore per il vostro stile di gioco, penso che sia una bella trovata e abbastanza intelligente. Cosa comporta questo? Comporta che non c'è una grandissima varietà, e che alla fine molti giocatori arrivano ad avere lo stesso stile di gioco o gli stessi upgrade, e quindi vi mette sullo stesso livello. Ma comporta anche un'altra cosa: velocizza moltissimo il gioco, la partita in sé è molto molto più veloce. Per quale motivo? È molto più veloce perché su League of Legends, mi riferisco sempre a League of Legends perché è quello che è più conosciuto, che è quello di cui tutti parlano, è il MOBA del momento. Comunque, riferendomi a lui, quando vogliamo comprare un oggetto dobbiamo ritornare alla base, acquistarlo e andare avanti. Quindi questo cosa significa? Uno, devi avere l'oro necessario, per fare l'oro devi uccidere i minions, e due, che devi tornare indietro e ritornare sul campo di battaglia. Invece su Shadow of Wars i minions vi danno molta esperienza, vi danno esperienza man mano che li colpite, man mano che li uccidete. Questa esperienza vi serve per arrivare ai livelli differenti a cui si sblocca l'oggetto che volete upgradare. Vi viene presentato in basso a destra, come avete già visto sul video, l'upgrade possibile in quel caso.
gli oggetti in upgrade per la, durante la partita si dividono in diverse fasi, A, B, C, D e F. E a seconda del livello che vi trovate, vi viene proposto uno dei tre oggetti per ogni categoria. Quindi per la categoria A avremo tre oggetti disponibili e lo stesso per la B, la C, la D e la F. Tra questi tre oggetti noi possiamo scegliere quale utilizzare. Ecco perché durante la partita non si perde del tutto la personalizzazione o la modifica a seconda del momento, che su League of Legends è per praticamente sempre. Su Shadow of Wars viene un po' fatta prima a seconda del proprio stile di combattimento, su League of Legends no, perché si parte sempre da zero. Su Shadow of Wars invece, arrivati a quel punto, vedete com'è la partita e scegliete quale utilizzare. Ovviamente se avete uno stile di gioco molto rapido tenderete sempre a scegliere quell'oggetto rispetto ad un altro agli inizi. Arrivati a livello massimo, una volta che l'avete craftati tutti, l'avete potenziati tutti, chi si è visto, io scelgo quello che in quel momento mi sembra più consono e più adatto alla situazione. Ecco, le partite di Shadow of Wars sono anche molto più rapide, molto più veloci, in combattimento continuo, e quindi offre partite rapide e la possibilità a tutti di giocarci. Su League of Legends una partita che dura mezz'ora, 40 minuti, per chi ha poco tempo è insostenibile. Su Shadow of Wars una partita in 30 minuti è finita, anche di meno. Certo, su League of Legends succede, ma quando siete a livelli alti in cui tutte e due i team sono ultra scravi, la partita inizia ad andare per le lunghe, anche troppo. Mi è successo giocare partite che durano un'ora e passa, cioè giocare un'ora è tanto. Ecco, il fatto di non dover prendere l'oro durante la partita velocizza moltissimo la cosa, perché non vi dovete preoccupare, sarli, oddio non ho l'oro sufficienza per comprarmi l'oggetto, che cosa faccio? Oppure devo tornare alla base ma non posso abbandonare il mio compagno perché sono il support e se lo abbandono muore come carta pesta. Ecco, Shadow of Wars devo dire che mi è piaciuto moltissimo. È un gioco molto rapido, è molto bella l'ambientazione, come ho già detto, i personaggi sono molto belli e molto personalizzati, cioè ognuno ha il suo campo ben definito, ognuno ha il proprio obiettivo. Sta a voi capirli oppure andate sulle wiki e riuscirete a capire quale personaggio serve a cosa, ma vi viene detto anche nel momento della selezione. Quindi avere personaggi così differenti fra di loro vi permette di scegliere il personaggio adatto a voi. Su League of Legends sì, ci sono le differenze AD, support, eccetera, ma alcuni possono stare un po' in mezzo, che possono fare sia l'uno che l'altro, e a seconda degli oggetti che vi comprate, che equipaggiate, diventano ultra sgravi su una cosa o sull'altra. Qui invece no, i personaggi sono quelli, sono più definiti, quindi vi semplifica anche un po' la vita nel momento della selezione e durante la partita, perché sapete che voi servite a quello e a quello servite, appunto. Non è che se cambiate oggetto o sbagliate oggetto succede il putiferio e non si ritrova più la gerarchia. Quindi, se Shadow of Wars è piaciuto anche voi, ditemelo qua sotto con un commento, lasciate un like, condividete. Vi ricordo di iscrivervi alla pagina Facebook, a breve anche Twitter, datemi il tempo di organizzare bene Facebook. Io vi ringrazio tantissimo per la visione, noi ci rivediamo in un prossimo video, ciao!